Ciao, sono Alessandro Poletto e mi occupo di growth hacking qui in Host.it. Il 2023 verrà certamente ricordato come l'anno del lancio delle evoluzioni riguardanti l'intelligenza artificiale. Indubbiamente le evoluzioni che abbiamo visto non sono arrivate dal nulla e derivano da molti anni di studi e di prove per arrivare finalmente a quello che il grande pubblico ha potuto vedere e utilizzare proprio in questi ultimi mesi. Non mi piace fare elenchi delle cose che sono avvenute nel 2023 o che avverranno nel 2024. Ci sono moltissimi siti, blog e altri video che sicuramente lo faranno in modo migliore rispetto a come potrei farlo io. Invece mi piace l'idea di fare due interventi, uno che riguarda le cose belle del 2024 e l'altro che riguarderà le cose brutte del 2024. Le cose belle sarà un augurio per il 2024, mentre le cose brutte del 2024 sarà semplicemente un monito per poter affrontare tutte quelle cose che ci potranno apparire un po' disturbanti nel 2024, perché effettivamente siamo di fronte a talmente tante grandi possibilità che un po' di preparazione forse è necessaria. La seconda parte del video, come vi ho detto, le cose brutte del 2024, uscirà nei primi giorni del 2024 e quindi cominciamo con le cose belle del 2024. Partiamo subito dall'interazione uomo-macchina. Nel 2024 potremmo finalmente assorbire l'effetto wow del 2023 riguardante l'intelligenza generativa, di cui abbiamo ampiamente parlato nei video precedenti. Un primo assaggio lo possiamo già avere oggi utilizzando la versione vocale di assistenza di ChatGPT. Se non l'avete ancora fatto, provatelo, è gratuito. A fronte di questa esperienza avrete potuto notare il solito effetto ping pong dei chatbot, ovvero io comincio a parlare proponendo un quesito, l'intelligenza dall'altra parte impiega un po' di tempo a dare una risposta, attendo che la risposta venga completamente detta, venga sintetizzata completamente, e a quel punto finalmente ho di nuovo la possibilità di interagire. Nel 2024 l'evoluzione sarà di effettuare un dialogo completo, un flow assolutamente lineare. Questo cambiamento permetterà anche di poter fruire dell'intelligenza artificiale come effettivamente di un assistente che potrà supportarci durante la giornata in maniera trasparente, ad esempio senza neanche dover fare accesso come siamo abituati a fare con Alexa o Google Home. Inoltre, la possibilità di gestire varie fonti e la possibilità di generare vari tipi di documenti creerà soluzioni a cui oggi non abbiamo ancora nemmeno pensato. Facciamo un esempio. Mi puoi pagare la Tari di casa? Trovi l'F24 all'interno della mail nella cartella Tari. Quando hai finito, mi mandi una notifica sul cellulare e via mail la ricevuta? Un'interazione di questo tipo è assolutamente fattibile e non vedo grandi difficoltà nella possibilità che nel 2024 diventi un'abitudine. Questo tipo di realizzazione dovrebbe renderci oggettivamente abbastanza più liberi, anche se sono 150 anni che l'uomo attende di essere più libero proprio grazie all'evoluzione tecnologica. Passiamo a guardare un po' nella sfera di cristallo del 2024 in riferimento a che cosa succederà alla medicina e alla salute pubblica. Ovviamente su questo argomento non ho alcuna competenza e mi baso totalmente su cose che ho potuto leggere e di cui ho capito quello che cerco di raccontarvi. Grazie all'intelligenza artificiale è stato possibile analizzare la forma di tutte le proteine possibili. Grazie a questo sono in realizzazione nuove medicine, nuovi farmaci che potranno aiutare nella cura di svariate patologie. Tra queste mi piace elencare alcune a cui sono particolarmente sensibile, come la riduzione del colesterolo, l'arginamento del diabete o la riduzione delle malattie autoimmuni. Ma si parla anche della sintesi di nuovi antibiotici che siano compatibili con il nostro organismo e non abbiano effetti collaterali a cui ormai ci stiamo abituando. L'automazione diventerà molto al servizio del cittadino e se finalmente abbiamo un fascicolo sanitario disponibile, nei prossimi mesi dovremo avere un medico di base di primo livello, chiamiamolo così, completamente automatizzato e gestito dall'intelligenza artificiale. Sì, potrebbe essere un po' inquietante,
ma effettivamente un primo triage potrebbe essere fatto in maniera automatizzata. Questo permetterebbe di assegnare delle analisi o degli screening anche in modalità statistica, ottimizzando in questo modo sicuramente i costi e le possibilità di individuare patologie prima che a noi si possano manifestare gli eventuali sintomi. Sono dell'idea che questa automazione ridurrà drasticamente i costi della salute pubblica. Speriamo che questo avvenga. Nel 2024, o comunque a partire da questa data, certamente cambierà la forma dello Stato. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, ho scoperto che non esiste un numero ufficiale delle leggi. Alcuni ne riportano 20.000, altre fonti ne riportano 150.000. Questa interpretazione è motivata ovviamente dalla differente forma che possono avere varie forme di legge e varie forme di regolamento, e quindi il numero effettivamente è molto variabile. Ma un'intelligenza artificiale potrebbe prendersi in carico tutto questo e semplificarlo? Beh sì, potrebbe capitare quindi che nel 2024, nel 2025, forse nel 2026, possa essere redatto un nuovo testo unico e unificato relativo alle nostre leggi. Un testo che sarebbe sicuramente più breve e soprattutto magari corredato da un'applicazione che ci potrebbe aiutare a capire se la legge c'è, non c'è e come funziona. Vedremo effettivamente i primi robot umanoidi, quelli veri, quelli che funzionano, non soltanto i prototipi. Vedremo l'interfacciamento uomo-computer o rete neurale umana con rete neurale informatica. Ma forse questo era meglio definirlo tra le cose brutte del 2024, almeno tra quelle un po' inquietanti. Ah, non è una previsione, è una realtà. Nel 2024 gireremo attorno alla Luna e nel 2025 ci atterreremo. Per buona pace di quelli che ancora non credono che nel 69 ci siamo già stati. Grazie per avermi seguito in questo video e un augurio per il prossimo anno che sia ovviamente bello, felice e che le novità tecnologiche ci aiutino. Se credete in questo, mettetemi un like, perché a me fa estremamente piacere e mi fa iniziare bene l'anno. Se vi iscrivete al canale e attivate la campanella, riceverete notifiche riguardante questo tipo di video e i video di OstiT. Grazie e alla prossima!